insomma, io ho cercato di scrivere in questo libro quali sono tutte quelle tasse che sono invisibili e che non sono così visibili come quelle ordinarie che noi conosciamo. Quindi è l'idea di uno Stato che se ne approfitta di noi e qualche volta non ce ne accorgiamo. E poi devo dire francamente che, essendo questa la prima presentazione da quando c'è stato il Covid, da quando mi sono ammalato, finalmente sono con la mascherina, ma sono in grado di poter fare una presentazione, mi dà un senso di libertà che per qualche mese non ho avuto. Diciamo, come Associazione Nazione Futura, questo è un altro evento che abbiamo organizzato con un ospite prestigioso come Nicola Porro, autore del libro Le tasse invisibili e scandagli, al tema complesso della tassazione che negli anni si è perfezionata nel prelievo attraverso anche un'opera di mimetizzazione, rivestendosi anche di un abito etico ed ambientale. Il cittadino subisce purtroppo una tassazione anche subdola che si origina dalla oppressione burocratica, e questo in qualche modo determina una deterrenza per quanto riguarda gli investimenti in un settore come quello economico, che sta soffrendo soprattutto in questa fase di emergenza pandemica. Quindi Porro ci invita a porci degli interrogativi per semplificare la macchina burocratica e consentire allo Stato di aumentare la sua competitività per attrarre investimenti e di conseguenza per aumentare l'occupazione. Sì, è un giornalista importante che viene seguito non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale per quelle che sono delle pillole di economia che riesce a diffondere anche con una certa abilità, ma quella che è la materia che oggi ci vede tutti quanti attenti non è semplicemente l'economia o la tassazione, ma come questi soldi vengono spesi a livello pubblico, come spesso vengono sperperati anche nelle amministrazioni locali o negli enti dello Stato e del parastato, e quindi comprendere qual è la dosimetria che si deve utilizzare tra capacità di spesa da una parte e capacità impositiva da parte dello Stato, potere autoritativo dall'altro. Ecco, a seconda di come questo strumento viene modulato c'è la possibilità di arrivare ad uno Stato che vede la tassazione come un'imposizione biega, cieca e probabilmente vana, ed uno Stato che invece cerca risorse e le reinveste laddove effettivamente servono. Oggi Porro ci darà queste indicazioni importanti su come investire queste risorse e su come anche a livello nazionale, con la vetrina che lui ha spesso e che riguarda i media che più notoriamente, più normalmente vengono seguiti, riescono a fare anche una comparazione tra le varie zone del paese, le varie regioni e i singoli territori. Quando ci si confronta con persone che hanno una dimensione e soprattutto un'esperienza diversa rispetto all'ambito locale, sicuramente si cresce ulteriormente come territorio.